Cari zagoriani, stavolta è il caso di dirlo. Prendete Zagor, portatelo qua e prendiamolo a cozzate. E Zagorino si sposa, e Zagorino si sposa. E allora, recensione sullo Zagor mensile 736 dal titolo Una ragazza in pericolo. Cominciamo dalla copertina di Alessandro Piccinelli, che stavolta, per la prima volta da quando faccio le recensioni, boccio. Poi i voti li vedrete alla fine, insomma, poi vedrete che voto gli ho dato. Perché mi riporta essenzialmente in copertina una scena di azione che troviamo all'interno del fumetto, certamente, però la scena clou è un'altra. E voi dite sì, ma forse nel fumetto, entro il fumetto, così uno lo acquista, poi lo vede lì. Sì, però ragazzi, pensateci un attimo. Quanto sarebbe stata bella vedere in copertina Zagor e Jenny abbracciati o mentre si danno un bacio, per esempio. Secondo me sarebbe rimasta una delle copertine più belle della saga di Zagor. Per me questa qua è stata una occasione sprecata. Tra l'altro, Jenny, che vedete qui in copertina, è una delle tre ragazze che stanno a Pleasant Point, ed è l'unica che porta i pantaloni, diciamo così, quindi un pochino più quella mascolina, le altre due portano la gonna, questo naturalmente non vuol dire niente, però certamente rispecchia il suo carattere, come vediamo anche in questo fumetto, è una ragazza molto sveglia che se la sa cavare. Ai testi troviamo Moreno Burattini, al quale devo fare un plauso. Ha fatto una storia abbastanza semplice, diciamo così, perché ci sono quattro balordi che, insomma, vogliono bombarsi appunto Jenny, che aveva dato appuntamento a Zagor a metà strada, a Pleasant River, insomma, per dargli delle provviste, che Zagor invece di recarsi lì. Jenny, insomma, si incontrano a metà strada e in quest'ambito vediamo appunto una confessione che viene fatta, una dichiarazione d'amore da parte di Jenny nei confronti di Zagor, e Zagor che ricambia. Zagor ricambia, però spiega un po' quali sono i suoi motivi, perché noi ci siamo chiesti per anni del perché Zagor non si fosse mai legato così a una figura femminile. Un po' sono gli stessi motivi che ritroviamo in Spider-Man. So che poi Spider-Man, Peter Parker, ha ceduto a questa cosa, e da un certo punto di vista è anche un po' più semplice da parte sua, perché essendo un eroe mascherato può tenere la sua identità nascosta e può avere una vita parallela, cosa che Zagor effettivamente non può fare, pur vestendo i panni di un eroe mascherato, ma in volto è facilmente riconoscibile, quindi vendette trasversali, insomma, e anche mettere in pericolo, come dice lo stesso Zagor a Jenny. Se avessi te e un figlio che, insomma, sapessi che mi stanno aspettando a casa, mi getterei, non so se mi getterei con foga, ecco così, nelle situazioni così rischiose. E è una spiegazione che effettivamente ci può stare. Quindi Moreno Burattini, insomma, ci riporta un po' quello che pensavamo tutti. Tesse una storia abbastanza semplice, quindi con questi quattro balordi, però ce ne mette un'altra di sottofondo che poi servirà anche per continuare poi nel prossimo albo, perché questa storia non si conclude con questo mese, continuerà nel prossimo. Ed è questa qui, perché c'è uno Zagor che deve essere allontanato, diciamo, da questo paesino, per un qualcosa che non sappiamo, quindi questo qua crea un po' di mistero. Poi per il resto devo dire, è passato un calabrone enorme. Tra l'altro oggi c'è un bel vento di libeccio ed è anche il mare è abbastanza agitato. Quindi, come vi dicevo, la storia è abbastanza veloce, ritmata, ci sono molte scene d'azione. Ora vi faccio vedere qualche tavola. E quindi l'ho trovato molto molto piacevole. Ai disegni troviamo invece Anna Lazzarini, che è una disegnatrice molto ma molto brava. Io, poi vedete, il voto l'ho promossa quasi quasi il massimo le ho dato, perché mi è piaciuta veramente tanto. L'abbiamo vista sulle tavole di Lex, di Nathan Never e di Brad Barron. L'ho trovata veramente splendida, molto moderna nel disegno, uno Zagor veramente splendido. Allora, vi faccio vedere, non vi faccio vedere
la scena clou, perché queste sono recensioni scarse e anche un po' bastarde, quindi non ve la faccio vedere. Ecco, e a riprova di ciò c'è un personaggio, questo qui, che tesse questa trama, insomma questo piano malefico di sottofondo che vedete qui, si chiama Nathan, scusate, mo ricordo, Kilgore, Nathan, c'è un riferimento quindi anche a Nathan Ever, sceneggiatore, però ce l'ha voluto mettere probabilmente perché sa della disegnatrice di Nathan Ever. E mi è piaciuta molto nelle espressioni facciali, molto dettagliate, anche se a volte devo dire che ci va troppo dolce. Vedete qui c'è Jenny che dà un morso a questo bandito. Vedete, l'espressione che ha in volto non è tipicamente quella di quando uno sta zannando, perché poi lui dice che gli ha quasi staccato un dito. Lì sembra quasi con quello sguardo un pochino dolce. L'avrei disegnato con un po' più di cattiveria. Comunque c'è largo spazio all'azione, vedete qui Zagor, che lo vedremo spesso volteggiare fra gli alberi, ed è qui c'è spesso anche la classica rottura della griglia con le immagini che vanno al di fuori. Uno Zagor disegnato dal mio punto di vista molto bene, guardate qua, molto giovanile, veramente figo, direi. E per ultima cosa, vediamo cosa mi sono appuntato. Ecco, qui c'è un piccolo, forse anche per questo io poi non ho dato veramente, poi veramente il massimo ad Anna. C'è questo personaggio, questo altro bandito, veniva descritto con la barba rossa. Ecco, non mi ha mai dato l'impressione sinceramente che avesse la barba rossa, vedete, abbastanza scuro, anzi direi che è fra il nero e il bianco, insomma un uomo anche di una certa età. Non mi ha mai dato l'impressione che questo tizio avesse la barba rossa, ma per il resto veramente, ragazzi, devo dire che è un numero che mi ha lasciato veramente soddisfatto. L'ho divorato anche perché la curiosità era veramente tanta, e c'è un mezzo, insomma, colpo di scena finale, veramente si sta veramente in apprensione fino alla fine. Però devo dire che quelle scene in cui Zagor e Jenny parlano insieme sono molto commoventi, anche con lei quando torna, insomma, dalle sue amiche, le racconta di essere stata rifiutata da Zagor. Sono tutte scene, diciamo così, che magari un uomo, un vecchio orso col pelo sullo stomaco, magari potrebbe storcere il naso, dice, ma che ci fanno queste cose qui in un fumetto come Zagor, no? da Macio, queste cose quasi da romanzo rosa. Però io le ho apprezzate veramente veramente tanto, mi hanno, devo dire la verità, mi hanno commosso e mi hanno tenuto in apprensione fino alla fine. Comunque vedremo il prossimo, già qua si annuncia la copertina di Yellow Rocks, che vedremo il prossimo mese. E quindi, ragazzi, noi ci diamo appuntamento sempre qua per un altro video con un'altra recensione scarsa. Ciao!